Concerti, spettacoli pirotecnici e la grande discoteca all'aperto sul lungomare. È tutto pronto per festeggiare il Capodanno a Napoli 2016, che anche quest'anno vede Piazza Plebiscito luogo principale dell'evento. Si parte dalle 21.30 con il tradizionale concerto di fine anno con Max Gazzè, Enzo Avitabile, I Bottari, Clementino, Nello Daniele, Lina Sastri, Tony Esposito, David Touré e Rino Zurzolo. Il programma definitivo è stato presentato questa mattina alla presenza dell'assessore alla cultura Nino Daniele e degli artisti e del sindaco Luigi De Magistris, che ha invitato Fiorella Mannoia a brindare sul palco di Napoli l'arrivo del nuovo anno. Ho letto delle difficoltà di organizzare il concerto a Rumo, di un suo annullamento. Siccome stimiamo moltissimo Fiorella Mannoia come artista e come pensatrice, Napoli è la città del pensiero libero, della cultura, capitale da sempre, della musica e dei giovani. Avere anche lei sarebbe una cosa bellissima. In questo Capodanno si presentano tutte le forme espressive, i nostri grandi strumentisti come Rino Zurzolo, i grandi cantautori come Nello Daniele, non lo so, la regina della nostra arte che è Lina Sastri, David Touré che è il suono che viene dal mondo, Tony Esposito che è la ricerca sonora, insomma tutto questo secondo me dà possibilità di presentare questa sorta di ecumenismo musicale e artistico di Napoli. De Filippo non c'è più. Pino Daniele non c'è più, Napoli c'è e li vuole onorare e salutare con la musica, con la parola, speriamo anche con l'emozione, insomma. E il tutto sarà condotto, come sapete, da David Abile, non sono io a dover dire nulla, io sono soltanto un ospite invitata così ad essere presente per il teatro e perché ho conosciuto questi grandi artisti. Tanta musica la sera di Capodanno anche in Piazza Vittoria con i migliori cantautori napoletani, al Borgo Marinari con la disco music degli anni 70 e 80 e la grande discoteca a cielo aperto sul lungomare, dove si potrà assistere anche allo spettacolo di fuochi d'artificio da Castel dell'Ovo a partire da 1.30. Una serata di musica perché è una contaminazione, contiene i grandi strumentisti come Rino, Zurzolo, Tony Esposito, i grandi musicisti, cantautori come lo stesso Enzo Avitabile, grande come Lina Sastri, quindi sarà una serata per tutti. Sono contentissimo di poter rifare i pezzi di Pino questa sera dopo tante incisioni che già ho fatto e tante cose, questa avrà un sapore diverso e sarà un ricordo musicale che mi fa molto piacere. Per tutta la notte fino alle ore 13, ANM garantisce l'apertura non stop della linea 1 della metropolitana, così come delle funicolari centrale e Chiaia. Aperti ininterrottamente anche i parcheggi di interscambio della linea 1 ai Colli Aminei, Frullone e Chiaiano e quelli di Brin e sugli spalti del Maschion Gioino. Il trasporto su gomma sarà sospeso dalle ore 20 del 31 dicembre e riprenderà regolarmente il giorno 1. Siamo veramente molto contenti, uno sforzo organizzativo incredibile, con pochissime risorse economiche, tanto capitale umano, tanta organizzazione, un lavoro di donne e uomini, la generosità degli artisti, un appello a divertirsi, a continuare a stare bene insieme, come ho visto questa atmosfera natalizia come mai nella nostra città, per presenze di gente per strada, di turisti, di tantissime persone, quindi non contrassegniamo questo Capodanno anche da brutte notizie, no a botti vietati, già vietati, illegali. Ci sarà una grande operazione di prevenzione e repressione da parte di tutti, in particolare delle forze dell'ordine. Diamo una pagina di civiltà, chi ha qualche soldo da spendere lo spenda per opere di buona volontà, che in una città come Napoli, dove anche c'è tanto bisogno e tanta sofferenza, sicuramente saranno molto più apprezzati da parte di tutti.